Buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato. Se non sbaglio i conti, è il sesto della serie della morsa, è quello che ci permetterà di costruire il basamento, il corpo, il body. Allora, queste sono le proiezioni ortogonali da cui partiamo. Apparentemente sembrano abbastanza, il pezzo sembra complesso. In realtà vedrete che sviluppandolo con un certo, con un po' d'ordine e qui sì, è utile facendo contemporaneamente le stesse le proiezioni ortogonali delle stesse viste che sono qui contenute, il pezzo si svilupperà senza grossi problemi. Ci sono molte linee nascoste, tratteggiate per evitare un numero piuttosto elevato di viste. In realtà vedo che qualcuna potrebbe anche sparire, ma diciamo, teniamoci questo esercizio. Fatto con queste proiezioni, con questi dati, anche per imparare a districarci attraverso un guazzabuglio di linee. Allora, il primo passo che faccio è quello di aprire i soliti altri due file, cioè il file per costruire il corpo, il modello, quindi il file IPT nuovo. In millimetri, ovviamente, e poi in un file di proiezione ortogonale, se non ricordo male, credo di averle fatte tutti col metodo europeo, e quindi un file di disegno ISO millimetri europeo. Poi dividiamo lo schermo in due parti, tre in realtà. Vabbè, adesso affianca verticalmente, poi portiamo questo disegno 1, le proiezioni ortogonali che andremo man mano a fare per controllo nella finestra sotto e cominciamo a modellare l'oggetto. Allora, diamo un occhio per bene a queste proiezioni fornite. Quindi, metodo europeo, chiaramente questa è la vista principale. Su questa vista principale si trova questa sezione, eccola qua, che dà ragione di quella che è la forma del corpo dell'oggetto, tutta questa parte rettilinea. E direi, poi vabbè, c'è la vista da destra, questa, dove si trovano un po' di fori, e poi c'è una vista dall'alto che ci permette di apprezzare queste asole di bloccaggio che qui vedete proiettate in questa zona e con le loro misure. Per poterle poi realizzare. Quindi in realtà poi ci sono questi due corpi finali, questo e questo, uno all'inizio e uno alla fine dell'oggetto, e vabbè, insomma, sono parallelepipedi con un po' di fori, ecco, tutto qua. Allora, cominciamo a sviluppare la parte centrale, questa parte qui, il cui profilo è questo. Allora, ingrandiamo questo profilo e andiamo qui nel piano XZ, quindi piano XZ, e costruiamo lo schizzo. Al solito inquadriamo, al solito un po' di linee che poi andiamo a sistemare. Quindi linea, partiamo da questo spigolo qui, e non mi curo assolutamente né di proporzioni né di fare le righe dritte, saranno poi i vincoli, ormai sarà la centesima volta che lo dico, saranno poi i vincoli a stabilire come è fatto effettivamente l'oggetto. Vedo tanti filmati fatti in maniera differente, fidatevi, questo è l'unico sistema per non aver problemi con Inventor, quindi chiusa, fatta la figura per il primo abbozzo di figura, lo chiudiamo. E incominciamo a sistemare i vincoli ESC. Allora, questo lo facciamo orizzontale, orizzontale questa parte sotto, quindi. Poi mettiamo le perpendicolarità. Qui c'è una perpendicolarità, non preoccupiamoci del fatto che sembra essere sparito un tratto. Ok. Prendiamo questo punto, lo tiriamo un po' giù e la figura ha ripreso. Poi la sua forma, diciamo, quasi iniziale. Allora, questo qui lo mettiamo anche lui orizzontale, ma lo facciamo parallelo come questi tratti alla base. Quindi parallelo, parallelo,
parallelo. E vedete, con quattro colpi più o meno si è risolto tutto. Allora, adesso mettiamo questo e questo allineati. Perfetto. Mettiamo anche il punto centrale questo si chiama a coda di rondine, è uno scasso a coda di rondine. Mettiamo questo punto centrale a coda di rondine, dello scasso a coda di rondine, coincidente col ce punto centrale della base. Quindi questo con questo. Anche qui non preoccupiamoci. Se il tutto si è modificato, ora allineiamo anche questo punto con questo punto, che questo vuol dire sostanzialmente che orizzontalmente, ovviamente, adesso diventa simmetrica. E diciamo che la forma c'è, mancano le quote che adesso, e il posizionamento, ovviamente, ci sono ancora 11 quote necessarie, 11 gradi di libertà. Allora, cominciamo da quello che è la larghezza, che in questa proiezione non c'è. Allora, andiamo a vedere se la troviamo da qualche altra parte. Eccola qui, ed è 55. Quindi qui sotto ESC incominciamo a quotare e mettiamo 55. Quota. Chiaramente il tutto si riscala, ma non dovrebbero esserci problemi. Poi la parte, diciamo, l'ampiezza della quota di rondine è 37, quindi mettiamo anche questa seconda quota 37. Allora, 9 quote necessarie. Andiamo a mettere questa distanza che troviamo qui, ed è 19. Poi ci sono questi spigoletti che sono a 45 e alti 3. Allora, quotiamo l'altezza e quotiamo l'angolo, oppure possiamo fare 3 e 3, come volete, 3 sull'orizzontale, 3 sul verticale. Facciamo 3 e facciamo 3. Poi questo di destra è uguale, facciamolo, quotiamolo per controllo. In realtà dovrebbe essere già a posto. Comunque facciamo una verifica, eventualmente aggiungiamo, infatti non è a posto, aggiungiamo una quota, questa sicuro, vediamo anche questa. Questa invece è già 3. Se io clicco, lui adesso mi dirà che questa quota esiste già, l'aggiunta di questa quota ipervincola lo schizzo. Scegliere eccetera per mettere una quota non parametrica, e direi che io ce la lascio giù, tanto per con le due parentesi tonde, in maniera che sia visibilmente una quota ausiliaria, però mi ricordo che ho controllato, insomma, sta a ricordarmi che ho controllato. 5 quote necessarie. Allora, sicuramente serve questa altezza qui. Vediamo se la troviamo. 19, 22 più 3, 25, quindi questa altezza sarà 4, questa distanza tra qui e questo. Mettiamola. Oppure possiamo mettere direttamente questa quota che è 22. Un attimo di silenzio perché stavo guardando la figura. Quindi vabbè, mettiamo il 22, che così abbiamo la stessa quota. E abbiamo evitato anche di fare i conti. 4 quote necessarie, 2 sono sicuramente al posizionamento e 2 sono ancora relative alla figura. Manca la larghezza della coda di rondine, che è 37, non l'abbiamo messa. Manca la larghezza globale, l'abbiamo messa. E siccome non le vedo, non mi viene niente, faccio in questa maniera. Allora, vabbè, si può spostare tutto, è poco d'aiuto in questo momento, quindi spengo subito. Vado a posizionarla, quindi vado a mettere questo punto medio vediamo se lo riesco a questo punto medio nell'origine, nel punto centrale.
E vediamo che cosa manca. Qui c'è da fare un po' d'ordine perché le quote si sono un po' troppo spostate. 3, 3 e andiamo a recuperare quelle che stanno dalla parte opposta. Queste ci faranno tribolare. Sapete cosa faccio? 1, 2, 3 fuori e le vado a rimettere. Quindi mancano le due quote orizzontali. Piuttosto che star lì a tribolare a spostarle, questa la mettiamo. Questa prima era ausiliaria perché c'era quella di sinistra, adesso è diventata e sarà questa ausiliaria. Accetta. Ci rimane, eccola qua. Queste, se vedete, sono colorate più chiaro. Adesso se faccio così. È abbastanza evidente che cosa manca. Manca la distanza, qui li spegniamo che danno fastidio, manca questa larghezza qui. Allora, incominciamo a dirgli che questi due piani di scorrimento sono uguali. Una quota necessaria, la lunghezza di questa quota. Allora, la lunghezza di questa quota la posso ricavare da qui. Questo spigolo sta a 12, a 12 meno 3 sarebbe una lunghezza 9. Anche qui non faccio i conti, uso questa stessa quota, 12, e vado a dire al mio disegno quota da qui a qui 12. Completamente vincolato, eccolo qua. Ho usato le stesse quote che erano presenti, non ho fatto conti, li lascio fare a lui. Fine, estrusione. Allora, adesso qui dobbiamo cambiare inquadratura e vedere se troviamo da qualche parte il valore dell'estrusione. La globale è 150, questo è 15 e questo è 15. Anche qui estrudo, torniamo di qui, modello 3D estrusione. Anche questa la faccio simmetrica. Di che cosa? 150 meno 15 meno 15. Non faccio i conti, li sa fare meglio di me. Ok, e abbiamo costruito il corpo della morsa per quanto attiene proprio allo scorrimento del piattello mobile con il suo bel binario a coda di rondine, che è la parte centrale. Adesso possiamo andare a aggiungere a sinistra e a destra le due terminazioni. Allora, diamo un occhio a questa figura dove abbiamo che l'altezza è 44 e 5 e abbiamo visto che lo spessore, lo vediamo di qua, è 15 da tutte e due le parti, perché in realtà questa, quello che inquadriamo in linea continua qui è questo, la terminazione a destra. Però sia a destra che a sinistra sono da 15. Quindi andiamo a costruire i due parallelepipedi a sinistra e a destra. Allora, se li faccio sul piano, su un piano verticale, su questo stesso piano, riesco a dargli anche la forma dello smusso che c'è qui in alto. Tutte e due, vedete, hanno uno smussetto. Se li faccio sul piano orizzontale XY, forse faccio prima perché una quota è 15, ce l'ho già, l'altra è la larghezza 55 che posso ricavare. Faccio prima a costruirlo come parallelepipedo, però poi devo fare gli smussi. Io opero sul piano verticale, quindi a via schizzo su questo piano qui, linea. Uno, due, ho fatto un bello sgorbio perché ho disegnato in assonometria. Allora, chiudiamo la figura, che brutta figura, e allineiamo. Allora, cominciamo ad allineare questo con il basamento, poi questo con il lato di destra. Questo, vedete, ha fatto uno strano scherzo, ma sistemiamo subito. Non si è allineata molto male, ha continuato a fare strani scherzi. Allora, annulla, esca, prendiamo questa, spostiamola. Forse conviene fare un altro mestiere, cancelliamo,
e tagliare. Questa potevo evitarmela di cancellare, andò e bastava tagliarla. Perfetto. Poi il tutto è alto. Beh, incominciamo a rendere, mettere un vincolo d'uguaglianza tra questo e questo, perché questi angoli non li posso. Beh, posso allineare questa parallela alla base. Anche se nella base c'è un pezzo in più che dobbiamo andare a tagliare, eccolo qua. Poi facciamo che questi due siano uguali, i due smussi siano uguali, poi ancora non li abbiamo definiti, ma lo faremo. A questo punto direi che la forma c'è, mancano le quote. Totale 44,5, quindi quota da qui a qui. 44,5 via il 6. Non vi preoccupate. 1 e 1, 2. Altezza dello smusso è 3 per 45, quindi quotiamo i due smussi, tre quote necessarie. Io le metto tutte e quattro le quote, qualcuna sarà ausiliaria, ma mi servirà per controllare. Allora, 3, due quote necessarie. 3, una quota necessaria, 3, completamente vincolato, questo si è già messo a posto, ma facciamola di controllo, accetta. Perfetto, inquadriamo, fine, vista assonometrica, questo le estrudiamo di 15 nelle Y negative, quindi estrusione. Ha già preso il verso di 15, però questa è un po' troppo grossa. E questa parte di qua, la terminazione a sinistra, l'abbiamo fatta. Facciamo pari pari lo stesso lavoro o vediamo un attimo se possiamo fare un bello specchio, perché no? Allora, sì, proprio è specchiabile perfettamente e qui serve la simmetria, aver fatto questo sinistra. Sia nelle Y negative che nelle Y positive. Adesso ce la sfruttiamo tutta questa simmetria, simmetrico, questa lavorazione, estrusione 2, piano di riflessione, il piano ZX, questo. Ok, e quindi abbiamo fatto anche il corpo a destra. Adesso tutte e due, mancano le asole di bloccaggio, le facciamo dopo. Tutte e due i corpi hanno dei fori. Allora andiamo a vedere. E poi il corpo centrale ha questa asola, questo svuotamento. Allora facciamo lo svuotamento del corpo centrale, che vedete qui tratteggiato. È uno svuotamento completo, quindi parte da questa superficie e va giù fino alla superficie di base. Non trovo le quote di posizionamento, ma intanto cominciamo a fare lo schizzo. Lo schizzo lo facciamo su questa superficie. Allora, file, schizzo, avvia schizzo 2D su questa superficie. Facciamo un bel rettangolone, perché tale è, poi gli metteremo i raccordi. Allora, rettangolo. Ok. È largo 25 e la distanza fra questo spigolo e questo spigolo è 31, quindi fra questo spigolo è 31. Facciamo una verifica perché non abbiamo ancora fatto proiezioni ortogonali, quindi da qui a qui è 31, perfetto, ed è largo 25. Cominciamo a posizionarlo. Mettiamo quindi questo orientato come Y, schizzo. Quindi orientato come Y, ora no, verticale, ho preso quello sbagliato, perfetto. Poi mettiamoli, quindi facciamo la solita figura, perpendicolare, perpendicolare, perpendicolare. Poi scriviamo che questo è 25, cominciamo a mettere le dimensioni, 25 non più, ma 25. E poi cominciamo a posizionarlo e a 6 da questo, a 3 da questo spigolo. Allora, quota
di questo da questo, ed sarà, vedete, una proiezione ortogonale, e scriviamo che è 3. Adesso facciamo un controllo, quota di questo da questo spigolo, e anche questa, vedete, viene già posta 3, ma se io clicco col tasto sinistro dice che c'è già, e l'accettiamo però come quota ausiliaria di controllo, l'abbiamo sistemato. Adesso c'è il posizionamento. La lunghezza 100 la possiamo quotare, 100, l'ho fatta abbastanza giusta, e adesso c'è il posizionamento lungo l'asse Y. Allora, non ci sono indicazioni, non credo che ci siano indicazioni, quindi c'è, anche se non indicata, esplicitata, con un asse c'è una simmetria, cioè di qua è la distanza da qui a qui e da qui a qui è la stessa. E allora facciamo solito sistema senza fare i calcoli, da qui a qui e la mettiamo qui, 27, 3 e 21, giriamo, forse mi conviene diminuirla perché il pezzo sta già dentro, quindi qui facciamo 10, cambiamo, poi vedremo la quota giusta, poi mettiamo anche questa quota qui di controllo, quota. È pura fortuna, accettiamola come quota parametrica, anche questo è 10, vuol dire che è posizionata correttamente. Adesso facciamo i 4 raccordini da 5, pura fortuna, eh? Da qui a qui, raccordo 5, da qui a qui, poi giriamo la figura. Da qui a qui giriamo la figura, da qui a qui giriamo la figura, da qui a qui. Bene, i 5 raccordi ci sono, i 4 raccordi da 5 ci sono, 5. Fine. È completamente vincolata, direi proprio di sì, lo vedere dal colore, riapriamolo per farcelo anche dire. Fine. Mettiamo a posto imposta a vista corrente adatta alla vista. Ok. Estrusione di questa a scassare tutta, fino a raggiungere là, e anche questo scasso di questa faccia qui. Selezioniamo la faccia, sta facendo le bizze. Ah, c'è una, scusate, ho sbagliato, tutte le facce. Ok. E anche lo scasso centrale è fatto. Adesso siamo andati già un bel po' avanti perché in realtà mancano i fori e poi mancano le asolette. Direi che è arrivato il momento di salvare. File, salva con nome 005 corpo 00 filmato, e di fare le nostre proiezioni ortogonali. Allora, andiamo qui e incominciamo a fare, qui rimpicciolisco, queste 5 proiezioni, queste 4 proiezioni qui. La scala è 1 a 2, ok, in maniera da poter controllare al volo la geometria. Posiziona viste, questa è la vista principale, base, e la mettiamo lì. Allora, non è questa. Dovrebbe essere questa, la spostiamo qui. La scala 1 a 2, se non ricordo male, è giusta. Perfetto. Poi facciamo la vista dall'alto, vediamo subito se sì, è giusta perché si vedono gli spigoli, quindi anche questa è giusta. Poi facciamo la vista da destra. Perfetto. E la sinistra è una sezione, quella che c'è a sinistra è una sezione, quindi qui diamo l'ok. Direi che fino adesso
confrontiamole un attimo prima di fare la sezione, già facciamo un confronto, qui ci siamo perché le linee nascoste, questa linea tratteggiata c'è, chiaramente mancano le asole, chiaramente mancano i fori e i fori sull'altra tensione. La vista principale, direi che anche qui ci siamo, questa linea, di qua c'è un'apertura che chiaramente qui non ho ancora fatto, 1, 2 ci sono, questo c'è tutto, la vista dall'alto. E anche qui direi che mi sembra proprio ci sia tutto. Mancano le quote ovviamente, ma diciamo che la forma è rispettata. Qui ci sono linee continue, continua, continua. Anche qui c'è la stessa cosa. Qui dentro l'asola è perfetta. Ultima che andiamo a controllare sarà la sezione. Prima però la dobbiamo fare nella nostra proiezione. Facciamola. È più o meno in questa posizione, non è proprio, diciamo, definita completamente, la sezione non corrisponde ad assi, piani particolari, però lì in mezzo, e facciamo quindi la nostra sezione partendo da questa vista e prendendo questo. Vi state attenti di farla perpendicolare, diamo l'ok e facciamola di qua. Perfetto. Direi che anche questa, dopo aver eliminato la scala che non ci serve, più o meno sembra, anzi più o meno è la stessa identica cosa, sempre fatte salve le quote che chiaramente qui non abbiamo ancora messo, quindi lo stesso profilo del corpo centrale sezionato e poi dietro la stessa vista, la stessa faccia di questa parte finale. Bene, fino a qui ci siamo, quindi anche la nostra proiezione di controllo corrisponde alla proiezione con i dati. Andiamo avanti. Cosa possiamo fare? Beh, io direi a questo punto di mettere subito le asole di bloccaggio, che sono queste formagelle qui di bloccaggio. Avvia schizzo su questa faccia. Facciamo due cerchi. E adesso cominciamo, prima e possiamo fare anche due linee, tre linee, una, due e tre. Ok, poi cominciamo a sistemare un po' di cose. I due cerchi sono concentrici. Poi questo è allineato al corpo, quindi allineiamo questa al corpo. E poi queste sono perpendicolari e tangenti, quindi perpendicolari e tangenti. Ok, se quote necessarie, mancano le quote. Allora, ok. Mancano anche di fare un po' di tagli, facciamoli subito, questo via, qui. È meglio prima mettere le quote perché questo è troppo grosso. Esatto. Allora, e se no taglia in maniera sbagliata. 20, 10, 10 il foro, quindi quota 10, quota 20. Ok, adesso tagliamo questo pezzo qui che non ci serve, estendiamo, tranquilli che l'estensione recupera la tangenza, cioè erano state, quando, nel momento in cui gli ho detto tangenti, anche se non vanno a toccare, non andavano a toccare il cerchio, comunque erano orientate per essere tangenti, quindi è bastato estenderle. Ok. E manca la distanza del foro 12 e chiaramente manca il posizionamento. Manca quindi questa quota da qui a qui. Manca allora
una quota di grandezza e una quota di posizionamento, perché in realtà una quota di posizionamento ce l'ha già con la coincidenza. E queste si trovano a 30, questo centro si trova a 30, 12-30, queste sono le quote di posizionamento, quindi 30. Completamente vincolato, fine, estrudi questa qui nell'altra direzione, per quanto, allora andiamo a cercarci la quota, da qualche parte ci deve essere, non è 8, non è 19, l'avrò messa da qualche parte, si spera. Potrei anche essermene scordato. Facciamo una cosa, prendiamo questo disegno qui, andiamo a quotare, di là si è interrotta l'estrusione, ovviamente questa qui è 10, spostiamo sto 10 qui, ok, vediamo se c'era da qualche parte, eh. Direi che nel guazzabuglio delle quote non c'è. Benissimo, comunque ce l'abbiamo, quote estrudi 10 e l'altro verso di 10, ok. Allora, io qui farei un mestiere, se siete d'accordo, girerei la vista casetta in maniera da avere una corrispondenza con le proiezioni ortogonali, quindi questa la reimposto. Perfetto, facciamo le altre tre. Torniamo di qua. Allora, serie. Solo la direzione Y. 2, 150, meno 30, meno 30. Della lavorazione questa. Mettiamolo ok, quindi questo lo facciamo con la serie, le altre le facciamo con lo specchio. Specchio, questa serie, queste due cose qui rispetto al piano ZY. Ok, e anche le quattro formagelle ci sono. Andiamo a inquadrare, tocchiamo e vediamo l'effetto, di nascosto l'effetto, diciamo che qui sono comparse corrette. Questa è corretta. Di qua è corretto e anche questo è corretto. Andiamo a fare le lavorazioni su questa parte finale. Allora, fino adesso la geometria ci ribatte. Questa parte finale di qua. Questa. Allora, sono tre fori in basso. Sono tre fori in basso. 1, 2 e 3. Poi qui un attimo, quindi 1, 2, 3. Poi ci sono gli stessi tre fori, sono anche di qua, che qui non sono stati proiettati, ma qui si vedono. Quindi sono questi tre fori e di là ci sono anche questi ulteriori due fori. Allora, tre fori qua e tre fori in basso qui. Allora, avvia schizzo. Su questa superficie mettiamo tre punti, non a distanza 3, che cosa ho fatto non lo so, avvia schizzo su questa superficie. Perfetto, mettiamo tre punti, 1, 2, 3 e andiamo a vincolarli. Allora, 8, 19, 5, 19, 5, 8. Queste sono le quote per posizionarli secondo l'asse X. Questo è 8, questo è 19 e 5, questo è 19 e 5, mettiamolo uguale. E io faccio anche l'ultima quota per controllo e questo deve essere 8 e l'aggiungo come quota, no, addirittura qui la presa.
Poi le allineo tutti orizzontalmente a distanza che poi metterò uguale a 8. Quindi allineo. Non so se l'ho messo giusto gli allineamenti, vediamo. 1, 1, 2. Allineo. Questo con questo c'è già. Allora, si vede poco e male. Vincoli. Quindi questo e questo sono allineati, altri vincoli di allineamento non ce l'ho, quindi quello lo devo mettere. L'aggiunta ipervincola perché c'è quell'otto lì, eh. Facciamo una cosa, tiriamo via questi vincoli di allineamento, ok. Poi orizzontale, questo con questo, orizzontale, questo con questo. Una quota necessaria, manca la distanza. Quella quota lì in qualche maniera le ha allineati. Quest'ultimo 8 in qualche maniera le ha allineati. Ah no, questa è FX, eccola qua, questa è andata a ausiliario. Non capisco il perché sta succedendo sta roba qui, vabbè. Grado di libertà, sì, manca solo quella distanza. Queste sono le cose strane di Inventor perché io in realtà questi tre punti non li ho fatti allineati. Questi due gli ho dato il vincolo di allineamento. Ma a questo non gli ho dato il vincolo di allineamento. Se io questo lo prendo e lo sposto, si spostano tutti e tre. Perché? Non ve lo so dire. Allora, mettiamo la quota, chiudiamola, chiudiamo lo schizzo, 8, completamente vincolato, fine. Retro, mettiamo la vista e facciamo tre filettature da... E sono un po' più complesse perché c'è uno svaso, una parte non filettata e la parte filettata, le filettature, quindi facciamo tre fori e adesso cercheremo di farli. Allora, imboccatura, questo non doveva andare lì, imboccatura è fatta così, le tre posizioni le ha già prese, 1, 2, 3, eccole qua. Poi il foro è un foro cieco. Ed è filettato. La filettatura è un ISO. M5 per 0,8. M5 per 0,8, apriamo e qui giochiamo con le quote finali. Allora, lo sposto un po' più in qua per vedere. 15 è la parte questa. La chiusa è a 118 gradi, va bene. Lo svaso è a 90 gradi ed è alto 6 mm, 6 no, di qua, 2, 2, 2,2. Il totale della parte filettata è più 6, più 8, più 6, più 8, 8, eccolo qui, più 15, 23. Oppure 8 più 15. Ok, dovrebbero esserci tutti. Qui c'è un warning, il valore deve essere maggiore di diametro, 4, perché sì, 2,2 è sbagliato, quel 2,2 lì è sbagliato, non è l'altezza dello svaso.
il diametro deve essere 6 più qualche cosa. Quel qualcosa qui non c'è. 6 più 2 è 2 più 2 è 2, quindi questo è 2 è 2 più 6 più 2,2. Adesso ci dovremmo essere 2 2 di qua, 2 2 di qua e 6. Tra l'altro qui forse c'è 10 e 4, eccolo qua. Ok, diamolo ok. 1 2 3, i fori sono fatti. Adesso andiamo a proiettarli e direi che sembrerebbero anche a occhio giuste le misure. A vedere come stanno i tratteggi rispetto agli altri tratteggi, agli assi, eccetera, eccetera. Andiamo a fare le stesse tre, gli stessi tre fori dall'altra parte, a via schizzo, questa faccia, tre punti, 1, 2 e 3. Adesso li metto proprio sfalsati. Guardate che probabilmente il fatto che non mi abbia voluto far allineare queste due è perché si è preso l'allineamento da solo quando io li ho disegnati. Questa è una cosa che quando Inventor fa andiamo nei pasticci. Per questo dico, mettiamo punti a caso e vincoliamoli secondo quello che dobbiamo fare. Ci scommettete che qui me li fa fare tutti e due gli allineamenti? Allora, incominciamo a posizionarle 8, 19, 5, 19, 5. Quota. 8. 19, 5. Guardate, rifaccio lo schizzo proprio per farvi vedere il diverso comportamento facendo i tre punti, che in realtà avrei potuto specchiarle, eh? 19,5. Mettiamo l'ultimo 8 e qui mi dice che è parametrica, la quota è ausiliaria perché c'è già. Io l'accetto e la faccio diventare 8. Di là era diventata questa quota ausiliaria. Comportamento con tre punti messi a caso e con tre punti che in qualche maniera avevo già allineato, invento, era intervenuto a stabilire dei vincoli. Adesso li allineo orizzontalmente. Allineo questo con questo e allineo questo con questo. Perfetto, una quota necessaria. Se guardo i vincoli, sono due gli allineamenti, vedete? Uno e due. Di là aveva, ripeto, di là Inventor ha fatto da solo, sull'altra faccia ha fatto da solo. Quota, ultimo grado di libertà rispetto a qui, 8. Completamente vincolato, fine. Fori, dovrebbe ricordarsi tutto. No, c'è uno spessore. Allora, si è perso due numeri, mannaggia lui, però qui ci siamo, ISO 508 con la terminazione e c'è, questa è 15, non me lo ricordo. È 15 la parte sì. E questo è invece 15 più 8. Alcuni se li è persi, alcuni se li è tenuti. Evviva, invento. Questo se l'è tenuto, questo se l'è tenuto, questo se l'è tenuto, tutto il resto li ha tenuti. Diamo ok. Adesso è completamente definita e quindi le tre filettature le ha fatte. Andiamo di qua, aggiorniamo. Adesso vedete che qui sono comparse anche le tre filettature, esattamente come dovevano comparire. C'è una riga in meno, la qualcosa mi fa presagire che c'è un errore. Guardando con attenzione le due figure, direi che la filettatura interna è a posto, perché eccola qua, questa e questa ci sono. Qui manca probabilmente un foro. Se è effettivamente così, perché se andiamo a vedere di qua, vedete che questa filettatura è quella da 5, ma qui c'è un foro da 6 che qui non ha fatto, ovviamente. Quindi si tratta di andare a fare su questo piano due fori da 6, dei fori,
sono più di 2, profondi 15 e larghi 6. Quindi qui facciamo uno schizzo. Allora, facciamo dei punti. In realtà i punti li ho già provati e non mi hanno dato, non riesco a vincolarli, per cui facciamo dei cerchi esattamente da 6, 2, 3, 4, li quotiamo, 6, poi uguale questo, questo e questo. Non quello e questo a questo. Poi gli diciamo di farli concentrici, però l'ultimo uguale non l'ha preso, uguale questo a questo. Poi li facciamo di farli concentrici, quindi contemporaneamente viene proiettata la circonferenza, questo con questo e questo con questo, sono perfettamente tutto vincolato, quindi fine. E poi li estrudiamo per 15. Modello 3D, estrusione 1, 2, 3 per 15 a scavare, quindi nella direzione che adesso ho preso corretta, e diamo ok. Adesso torniamo qua e a vedere le proiezioni ortogonali. E direi che questa volta la proiezione ortogonale coincide con la proiezione data. Ingrandiamo anche di qua e vedete che c'è il diametro esterno dello svaso di imbocco, il diametro interno della filettatura del cilindro da 6, eccolo qua, e poi la filettatura da 5 con è una madrevite, quindi con i filetti incompleti fuori. Direi che qui siamo a posto. Facciamo questi di qua, stesso mestiere, avvia schizzo su questa qui, faccia, facciamo tre cerchi, 1, 2, 3, quotiamoli, 6, facciamoli uguali il secondo al primo, il terzo al secondo, facciamoli concentrici con questa proiezione, la proiezione dello spigolo di imbocco dello svaso, secondo, terzo, è completamente vincolato fine. Facciamo un'estrusione, 1, 2, 3, il verso è giusto, la profondità è 15 a tagliare e diamo l'ok. E anche qui adesso è sparita la filettatura perché qui c'è un foro più largo, la filettatura sarà all'interno. Perfetto, allora anche le filettature ci sono, diamo sempre un'occhiata qua, questa è. E questa è la figura. Non compare la filettatura, dopo verificheremo. Adesso dobbiamo vedere che cosa ci manca per finire. Qua sopra ci manca qualcosa e anche di qua ci manca qualcosa. In realtà sotto c'è tutto. Perfetto. Allora, andiamo a vedere di fare questi fori qui. Questi fori qui stanno su questa faccia e sono una filettatura M12 per 1,75 posizionata, lì ci sono le quote di posizionamento e due filettature, no, sì, due filettature che però probabilmente non stanno qui. Allora, guardiamo un attimo. Esatto, due filettature che stanno dall'altra parte, qui si vedono in primo piano, quindi due filettature che stanno qui e una filettatura che sta qui. Allora, per questo prima ho girato la vista principale. Allora, qui facciamo diciamo la filettatura più grossa, M12, questa, M12 per 1,75, che qui facciamo uno schizzo, avvia schizzo su questo piano.
mettiamo un punto in questa posizione, andiamo a vincolarlo come posizione e si trova a 10,5 allo spigolo sopra, 10,5 dopodiché penso che lateralmente si trovi in mezzeria 17,5,10, 17,5,10, quindi allineiamo questo quando lo troviamo col punto medio. Fine. È un M12 per 1,75, quindi foro filettato senza sede, esatto, da 12, M12 per 1,75, ISO ci siamo, passante. Tutte le facce, non vediamo che, ecco, è andata di là, quindi no, fino a questa faccia qui. Diamo l'ok e anche questa filettatura è fatta. Torniamo di qua, torniamo qua, scusate, direi che ci siamo, non si vede, c'è. Di qua non si vede niente perché questa è la terminazione di destra. Su questa parete facciamo i due fori da M5 filettati, M5x08. Allora, questa parete qui, via schizzo, su questa parete qui, via schizzo, un punto. Ok, stanno a distanza non specificata, vediamo se li troviamo di qua. 9, eccoli qua, questa quota qui è quella 9, e a 10, 10 dagli spigoli laterali, quindi orizzontalmente 10, 10, 10 da qui. Da qui uguale, poi li allineiamo e la quota deve essere di 9. Completamente vincolato, fine, filettatura, guardiamola di qua. M5x08, foro. Anche questi dovrebbero essere del tutto passanti, verifichiamo, mica vero, eccoli qua, hanno una profondità di 8, quindi il foro è senza imboccatura, esatto, è un 8 M5x08. Allora, M5x08, ci siamo, destro, ha questa terminazione ed è profondo 8, questa quota, questa parte qui è 8. E questa parte, la parte filettata, dunque riguardiamo un attimo bene le quote, la parte filettata è 8, la profondità globale è 10. Infatti qui segnalavo un errore, quindi parte filettata è 8, la profondità globale è 10. Adesso ci siamo e diamo un ok. E dovremmo aver fatto anche questi due fori. A questo punto fatemelo guardare un attimo, ma a me il pezzo sembra finito. Non mi sembra di dover aggiungere altre geometrie. Chiaramente aggiorniamo di qua. Andiamo a fare per prima cosa questa vista spaccata. Visto che andremo a operare su questo disegno, salviamolo, quindi inquadriamolo e salviamolo. Ovviamente
con il nome proposto, già è giusto, 05 corpo 000 filmato, salva. Ok, e adesso andiamo a fare qui la vista, lo spacco. Allora, per fare questa vista spaccata bisogna prima costruirsi uno schizzo con il contorno, questo contorno qui, il contorno dello spacco. E allora, per fare questo schizzo qui andiamo a dire che vogliamo fare nel disegno, quindi questo qui attivo, vogliamo fare uno schizzo. Uno schizzo in questa finestra. Non so se l'ha preso, credo ancora di no. Allora, schizzo, avvia schizzo, questa finestra, perfetto. E andiamo a fare un ellissoide, qualcosa che insomma. Rettangolo, un'asola, potrei anche provarci con una spline. Dai, proviamoci con una spline, vediamo quello che succede. 1, 2, 3, 4, 5, chiudi. Perfetto, ok. Quindi questo è lo schizzo della spline. Teniamo dentro, facciamo sì in modo che questo spigolo stia dentro, giusto? Perfetto, chiudiamo, fine. Lo schizzo è fatto e adesso andiamo a posizionare la nostra vista di dettaglio. Allora. Spaccata, scusate, eccola qua. Usiamo questa e dal punto del profilo, contorno è questo, quanto dobbiamo andare indietro? Allora, se non ricordo male, era 8, quindi mettiamo 8, vediamo quello che succede. Dal punto qui, 8, diamolo ok, e perfetto. Ci siamo, la vista spaccata è venuta fuori. Peccato però che non è proprio del tutto uguale a quella alla vista spaccata del nostro modello. Che ci sono almeno due cose che non vanno. Manca questa linea qui, cioè manca questo smusso finale, che ha un angolo di 118, vuol dire che questo foro qui è un foro con la sua terminazione e poi manca la filettatura, cioè questo foro qui non è filettato. Allora, vediamo di correggere le cose. Dunque, vediamo vista casetta, perfetto, quindi se tocchiamo di qua dovremmo vedere le modifiche direttamente nella vista spaccata e poi dopo mettiamo a posto anche dall'altra parte. Allora, iniziamo dal primo problema. Il fatto che qui non sia filettato. Il fatto che qui non sia filettato mi sembra che il problema, la filettatura, eccola qui, era con estrusione. No, scusate, era con foro 1, con foro 1, con foro 1 e foro 2. Allora, vediamo foro 1 come è fatto. Schizzo 5, sono i punti e va bene. Foro 1 modifica lavorazione. Allora, modifica lavorazione foro 1 e avevamo una profondità di filettatura di 15, ecco qui l'errore, 15 è qui, quindi dobbiamo aggiungerci i 6 di qua, 15 più 6, 21, il totale è 23, quindi filettarlo tutto, 21, 15, 15 più 6 mm, diamolo ok. Aggiorniamo e qui compare la filettatura. Manca questa lavorazione qui, questo smusso finale, ma la lavorazione adesso compare. Quindi la stessa modifica che abbiamo fatto su foro 1 la facciamo su foro 2, ovviamente modifica lavorazione 15 più 6. 15 più 6, 15 più 6. Ok,
per quanto riguarda la filettatura su questa parte finale ci siamo. Adesso manca questo smussetto. Allora, qui l'abbiamo ottenuto questo allargamento, questo cilindro per estrusione. Quindi prima la 5, l'estrusione dalla parte di là, e poi la 6, l'estrusione dalla parte di qua. Adesso prima mettiamo a posto la 6 e poi mettiamo a posto la 5. È possibile fare ancora un'estrusione? Beh, no, perché con l'estrusione non riesco a fare quel tronco di cono. E vi dico la verità, farlo a mano, cioè prendere, fare una linea, un altro schizzo, farlo a quella linea, fargli fare una rivoluzione intorno all'asse è un po' troppo lungo. Se sostituisco l'estrusione con un altro foro e gli dico che quel foro, invece che essere un foro con il fondo piatto, ha il fondo cieco con angolo di 118. Ho risolto tutto. Allora, prendiamo l'estrusione, blocchiamo il pezzo qui e facciamo prima la 5 e poi dopo faremo la 6 per mantenere l'ordine. Blocchiamo il pezzo qui 5 e l'estrusione 5. L'estrusione 5 con il suo schizzo. Con il suo schizzo la potremmo eliminare lo schizzo, però ce lo teniamo. Schizzo 5, schizzo 5, 6, 7. Lo schizzo ce lo teniamo e diciamo che lo condividiamo. Poi l'estrusione 5 la eliminiamo. In questo momento, prima la sopprimo e vado a fare quella che deve essere la vera lavorazione con lo schizzo 7, e cioè schizzo 7 lo evidenzio e dico modello 3D foro. Quindi è un foro con semplice, non c'è bisogno che lo facciamo con filettatura, non ha filettatura. È un foro che non ha sede iniziale, è profondo 15, è largo 6, si chiude con un angolo di 118 gradi, eccolo qua. E le posizioni adesso le andiamo a scegliere sullo schizzo, fatemelo girare, seleziona posizioni 1, 2 e 3 e diamo l'ok. Allora qui nella figura non ci cambia niente perché questo spaccato qui è lo spaccato di questo foro. Quindi mettiamo a posto adesso anche il foro, l'altro, questi fori, quindi evidenziamo l'estrusione 6, condividiamo lo schizzo 8, blocchiamo l'estrusione 8, l'estrusione 6, sopprimiamola come abbiamo fatto con l'estrusione 5 e con lo schizzo 8 evidenziato facciamo il foro. Dovrebbe avere già i parametri corretti, ma che 15, ma questo basta perché il resto sono giusti, e diamo l'ok. Ah no, seleziona le posizioni. Allora 1, 2 e 3 e diamo l'ok. E adesso aggiorniamo e si è portato via, no, ok, c'è tutto. Scusate, per un attimo ho temuto, ma poi la macchina, la scheda video ha continuato ad aggiornare il disegno. Quindi abbiamo lo stesso imbocco, lo stesso corpo da 6 lungo uguale, che termina con la sua terminazione ad angolo 218 gradi, e poi il tratto filettato di 6 su un totale di 8. A parte le quote, dal punto di vista, diciamo, geometrico è tutto corretto. Allora, abbiamo fatto anche la vista spaccata, abbiamo sistemato il nostro disegno. A questo punto estrusione 5, estrusione 6 potremmo eliminarle. Io, oddio, se vogliamo pulire il disegno si eliminano, ma non è che sia meglio perché qualche volta poi dopo fa dei pasticci, meglio lasciarle lì, soppresse, non ci sono problemi. Tutto questo è rimasto perfetto, quindi foro 6 è quello nuovo che abbiamo fatto, che è legato allo schizzo 8,
il foro 5, quello nuovo che abbiamo fatto, ed è legato allo schizzo 7. Il pezzo dovrebbe essere finito perché anche questo particolare l'abbiamo sistemato. Ora, guardando le geometrie, mi sembra che sia tutto a posto, sia tutto uguale. Stavo guardando i fori qua sopra, eccoli qua. Qui mancano quindi le quote per essere sicuri di aver fatto un buon lavoro. Guardiamo anche di qua. Ci sono una marea di righe, ma sono le stesse che ci sono qui. 2, 2, 2, mancano gli assi, ovviamente qui mancano gli assi. Io direi che possiamo andare avanti con le quote per verificare completamente che l'oggetto sia a posto. E qui ho fatto un errore, quindi mi tocca risuddividere tutto. Un errore col mouse, ma poco male. Abbiamo rimesso a posto tutto. Zoom, zoom. Andiamo con le quote. Partiamo da questa vista. Partiamo da questa vista. Partiamo con gli assi. Allora, annotazione, mettiamo tutti gli assi. Qui c'è un asse da mettere, qui c'è un asse da mettere, qui c'è un asse da mettere, qui mancano due assi, li mettiamo, però andiamo avanti con i assi longitudinali. 1, 2. 1, 2, già che ci sono li metto anche sull'originale. Almeno sistemo anche il testo dell'esercizio. Credo che ad assi siamo a posto, non ne vedo altri. Possiamo mettere le quote. Allora, cominciamo dalla parte sopra, quote 10, da qui a qui, quota da qui a qui, 10, i soliti due zeri, subito mettiamoli a posto, strumenti, gestione, editor, stili, ok, zeri finali, salve e chiudi, 10, spostiamo questo 10 di qua, poi quota. Torniamo sempre qui, quota. Da qui a qui. Toccato al posto sbagliato, quota. Da qui a qui. 17,5. Da qui a qui. 17,5. Da qui a qui. 10. Questa serie di quote è a posto. Posizioni 10, 5, 9. Allora, quota da qui 9, corretta, da qui a qui 10, 5, corretta, 8 qui sotto. Quota da qui a qui 8 ed è corretta anche questa figura è praticamente fino adesso tutto uguale 8 19 5 19 5 8 è il 55 totale quota allora da qui a questo asse 8 da questo asse a questo asse 19 e 5, mannaggia, mi si è messo in una posizione ok. Da questo asse a quota, da questo asse a questo asse 19, 5, quota da questo asse a qui 8. Allora, mettiamo un po' d'ordine, l'8 lo spostiamo fuori. Questo 8 lo spostiamo fuori, questo 19,5, vediamo se riusciamo a metterlo più centrato, sì, e anche questo a posto, 19,5, 19,5, 8 e ci siamo. Poi 55 di globale è la somma, comunque mettiamola,
e forse è più corretto metterla come quota ausiliare, anche se poi avete visto che è stata una delle prime quote che siamo andati a cercare. Comunque, la facciamo diventare una quota ausiliaria semplicemente dotandola di parentesi tonde in entrata e in uscita, che indicano appunto che è una quota già presente nel disegno e quella è solo messa per chiarezza. Allora andiamo di qua, credo che qui ci sia rimasta la filettatura da fare, quindi facciamola subito e facciamola nel modo più veloce possibile. M12 per 1,75 grado di finitura, tolleranza dimensionale 6H. Poi qui mancano le tre quote dell'altezza, andiamola a mettere, questo è uno smusso, anche questo, vabbè, quotiamolo così. Ok, per 45 gradi, 3 lo ricavo e poi vado dentro e ci aggiungo per 45 gradi. Questa è la quotatura secondo le norme degli smussi. Per essere sicuri, facciamoci anche a mano questa quotatura qui, lo di verifica 3 e va bene. Poi 44,5. Poi spostiamo un po' più in là il tutto. Se riesco a beccare la vista, eccola. No, eccola qua, spostiamo in là in maniera che 44,5 ci sia, e l'altezza qui delle nostre formagelle per il posizionamento, da qui a qui 10 e lo lasciamo a posto. Quindi questa vista coincide perfettamente, questa proiezione coincide perfettamente con la proiezione assegnata. Questo diciamo che è un buon viatico per dire che il nostro lavoro è abbastanza fatto bene. Andiamo sulla vista dall'alto, questa vista qua. Al solito schizzo, posizione viste, perdono, annotazione, ce l'ho fatta, gli assi. Allora, uno, prendiamolo fuori. Due, prendiamoci però, prendiamoci. Tre, quattro, e gli assi li abbiamo messi. L'asse orizzontale. Qui c'è, su questa simmetria c'è sicuramente. Non posso mettere un asse verticale così perché non c'è simmetria, da una parte i fori sono così, dall'altra parte sono diversi. Diciamo che con gli assi dovrei aver finito. Non vado a mettere gli assi sui raggetti di raccordo. Quote. 12 e 30, quota 12, quote 30, i due diametri 10. Diametro 20, la lunghezza del 100 perfetto, i raggetti 5, ok. Poi che altre quote ci sono? La lunghezza globale 150, da questo spigolo a questo spigolo 150, le larghezze, le tre larghezze riportate in questa vista, 25, 31 e 55. 55 peraltro è ancora ridondante di quota, mettiamocela, 55, poi c'è 31, che è la quota fra i due spigoli sopra, e questa quota qui che è la quota invece dello scasso interno. Ok, abbreviamo questo asse che va a impicciarsi. 3, 25, 31, 55, e facciamo una cosa qui ormai,
qui e di qua mettiamo la solita parentesi per dire guarda che è una quota ausiliaria, l'abbiamo già espressa, te la ripeto, eccetera, eccetera. Anche questa vista dall'alto è la stessa. Andiamo sulla vista, prima di risolvere il problema della vista principale, andiamo sulla vista, sulla sezione A, che ha ancora un po' di quote da me, anche lei un po' di quote da mettere. Allora, prima di tutto gli assi. Qui. Perfetto. Assi. 1, 2. Poi qui c'è l'asse orizzontale, verticale, scusate, un asse longitudinale fra questa e questa, poi da allungare. Quote. Allora, quote da qui a qui. 12. Questo A impiccia parecchio, lo mettiamo lì. Adesso è un po' esagerato. Allora, poi qui c'è un foro filettato, lo quotiamo sempre velocemente alla Inventor, M5x08 con tolleranza dimensionale 6H maiuscolo, giusto? 19. Tra questa, il piatto della coda di rondine e la base 19 45 gradi, questo si poteva quotare, guardate, 3 45, faccio uno smusso 3 per 45, lo quoto così, poi vado a ok, modifico 3 per 45 gradi, diamo l'ok. Spostiamo la quota perché qui si va a impicciare. Quando è simpatico, quando fa così, adesso ci siamo. 3 per 45 e per verifica andiamo a verificare che anche questa sia 3. Non la lasciamo giù perché abbiamo già scritto 3 per 45. Questa è messa a 22 gradi, 22 mm questo punto, cioè questa grandezza. 22, perfetto. 22, 45, 3, 12, 25, 37. 19 se non ricordo l'abbiamo già messo, quindi quota da qui a qui 25 e da qui la larghezza della coda di rondine, quota da questo punto a questo punto 37. Boh, tre viste su quattro sono identiche dal punto di vista geometrico e identiche dal punto di vista delle quote, delle misure. Questo mi fa pensare che il pezzo sia esattamente quello rappresentato nella nostra ipotesi di lavorazione. Comunque, andiamo a quotare anche la vista principale. E qui sarà un pochettino più lunga. Allora, cominciamo dagli assi, come al solito. Inquadriamo. E mettiamo tutti gli assi che dobbiamo mettere. Allora, mettiamo da questi, ma di assi così non ce ne sono, tutti longitudinali, quindi questi. E cominciamo. Qui c'è un asse longitudinale, qui c'è un asse longitudinale, poi qui e qui. Prendo l'interno e per l'esterno è la stessa cosa. Gli assi li avremmo messi tutti. Allora, adesso andiamo a fare la parte di destra che c'ha meno quote. Sempre i lavori peggiori alla fine. Allora, vediamo qui. La larghezza di questo pezzo di 15, quota 15, questo. Dieci e otto, queste sono il foro, la lunghezza finale del foro, totale del foro e la lunghezza della parte filettata. Allora, quota, questo 15 qui è proprio
mi impiccia, quindi adesso lo spostiamo lì, poi mettiamo a posto, partiamo dalla quota da 8, quindi il tratto filettato. Ok, il tratto totale, la lunghezza totale, la profondità del foro totale 10 e 15 la larghezza totale del dente. L'angolo. Ho preso due punti medi e chiaramente non mi ha dato l'angolo. Allora, quota 1, 2 e l'angolo è 118 gradi. Spostiamolo un attimo. Ok, all'esterno. Perfetto. E di qua ci abbiamo tutto. Adesso dobbiamo andare a quotare il foro cieco e questa filettatura. Questa filettatura sopra l'abbiamo già quotata nella vista in sezione. Abbiamo già scritto che è una M5x08, quindi non ci serve. Questa invece, M12x1,75, l'abbiamo già scritta anche lei. Ci serve, quindi non ci serve niente in realtà, anche perché è passante. Ci serve invece queste sotto, che poi sono sei filettature, sei fori filettati con la parte terminale filettata. Allora, beh, innanzitutto andiamo a quotare la larghezza della spalla finale, 15. Poi andiamo a quotare che cosa? Tutte le grandezze relative a questo foro. Cominciamo. 6. E mi sa che dobbiamo fare un po' più di spazio. Vediamo un attimo. Allora, questa vista, via le quote, questa vista la possiamo spostare leggermente a destra, questa vista la possiamo spostare anche abbastanza pesantemente verso destra, in maniera da crearci di qua lo spazio per mettere altre quote. Allora, andiamo a vedere le quote che dobbiamo mettere. Quindi l'abbiamo messa la parte filettata, questa. Vuota, e dovrebbe essere 6, vediamo se è vero. 5 e 7, sì, è giusto che sia così, perché in realtà è filettato anche quel pezzettino lì. Ho sbagliato io a prenderla. 5 e 7, devo fare così, dall'ultimo filetto completo a qui, e questa è 6 ed è corretta. Poi il diametro 6 l'abbiamo già messo, questa 6 l'abbiamo messo. Questi due angoli da 118 e la filettatura. Allora, iniziamo con la filettatura che quotiamo alla Inventor. Vediamo quello che ci dice. È una M5x08 con diametro di imbocco da 10,4 e con uno smusso da 90. Ci aggiunge anche queste informazioni. Questo è il 24. Questo è stato fatto 2024. Questo è stato fatto con credo il 22 o il 21. Allora, qui vediamo se riusciamo a metterlo in maniera che non vada fuori dal disegno. Devo spostare tutto e lo faccio però perché non è proprio bello che le quote vadano sopra il bordo. Ok, e siamo dentro. Questa l'abbiamo messa 15, 6 l'abbiamo messa, qui c'è un altro 6, ma secondo me è una bella ripetizione che non serve a niente. Questa è una quota che possiamo anche andare a cancellare. Lo smusso 2,2 per 45 gradi lo andiamo a quotare alla maniera delle norme. Quindi prendo questo e lo sposto quota, prendo questo e lo sposto verso giù. E scrivo che lo mettiamo qui e poi spostiamo via il 6. 2,2 lo modifico per 45 gradi, poi andrò a controllare l'altra misura. 2,2 per 45 gradi, questo 6 lo mettiamo un po' più in qua,
e andiamo a modificare, a controllare subito l'altra quota che sia anche lei 2,2, sempre di questo tratto, così 2,2, perfetto. Esker, non la me la lascio giù, sarebbe, diventerebbe ausiliaria e non ha senso che ci stia. Questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto, la lunghezza totale del foro, anche qui ricordiamoci di farla dello stesso spigolo. Scusate se trovate un ingrandimento differente dovuto a un colpo di tosse, per poterla mettere però mi serve un po' di spazio, allora facciamo così, spostiamo questo 150 che sta tanto distante, un po' più vicino, spostiamo questa vista verso il basso, un po' meno perché sennò va, e ci siamo creati lo spazio per mettere l'ultima quota, credo sia l'ultima quota che ci serve, che è la distanza tra la fine del foro, prima, cioè l'inizio della terminazione, e diciamo l'inizio della terminazione del foro e l'inizio della terminazione del foro precedente, 8. Queste le abbiamo messe, queste le abbiamo messe, queste le abbiamo messe, l'abbiamo messo il 10 e 4, è venuto fuori addirittura nelle indicazioni della filettatura, mancano solo questi due angoli da 118. Allora facciamoli, anche se appesantiranno non poco la leggibilità del disegno. Qui dovete stare attenti a non prendere i punti, dovete prendere il segmento qui se volete l'angolo, se no i punti vi fa distanza. Eccolo qui, vedete, se prendete il segmento vi fa l'angolo 118, e anche questo 118. E direi che le quote sono le stesse, la geometria è la stessa. Ci siamo arrivati con un po' di fatica. E qui perché si è tutto colorato di giallo? Che cosa è successo? Di arancione? Qui si è perso dei riferimenti. Vuol dire che questa. Ah, eccola qua. Si è spostata la sezione. E questo non è un errore simpatico. Vediamo se riesco a rimetterlo a posto. Altrimenti vi lascio con brutta cosa è successa e non ho capito il perché. Allora, spaccato a schizzo. Vabbè, e si è rovinato il disegno. È andata fuori posizione questa e chiaramente qui si è perso tutto, si è perso tutti i riferimenti. Non ho capito che cosa ho fatto, probabilmente quando ho tossito è successo qualcosa. Vediamo, interrompo il filmato, vedo se riesco a metterlo a posto. Sono riuscito a metterlo a posto, vedete che non c'è più problema di linee viola e la sezione si è spostata nel posto corretto. Volete sapere come? A forza di undo. Undo, 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 però questi undo, siccome effettivamente il casino era successo per via di un colpo di tosse, mi hanno portato via anche un po' di quote di qua, per cui ho dovuto rimetterle, le ho rimesse fuori filmato perché era inutile annoiarvi, magari rispetto al filmato, alla parte precedente del filmato qualcosa è andato in posizione differente, ma insomma alla fine la cosa, il risultato finale è sempre lo stesso. Beh, un esercizio diciamo abbastanza non complicato ma lungo, lungo da svolgere, con anche un paio di errori che poi sono stati corretti e scoperti con la solita tecnica del confronto proiezione del pezzo che sto modellando, proiezione data, con le stesse viste, sono stati scoperti, sono stati messi a posto, quindi avete visto anche una tecnica di correzione dei modelli. Quando ci si accorge di aver fatto un errore, non conviene buttare via, cioè non serve buttare via, si cerca l'errore, si cerca di sistemarlo. Spero e credo che qui abbiate imparato qualche cosa. Al solito, se vi è piaciuto mettete un bel like, se vi iscrivete al canale riceverete le notifiche dei nuovi aggiornamenti. Il periodo è un periodo abbastanza, diciamo, foriero di nuovi filmati. E non mi resta che augurarvi, dopo aver inquadrato anche questo, su tutto, non mi resta che augurarvi buon lavoro
e darvi appuntamento al prossimo filmato.